cultura della sorpresa che ammicca qualche volta allo spazio, alla natura, alla organicità. Andiamo a conoscere lo studio di Simone Micheli a Milano. Simone, ci conosciamo da tanti anni, la tua architettura è un'architettura che sorprende, che a volte guarda allo spazio, ma anche alla terra, perché più di una volta l'ho definita organica. In realtà lavori da sempre con alcuni materiali che riflettono e che appunto sorprendono. Iniziamo da questo approccio progettuale. Io ti ricordo uno scritto che facesti te, legato allo specchio, e mi dicevi, qual è il materiale che ami? E ti dissi lo specchio. Lo specchio perché riflette tutta la materia. E io amo le riflessioni, sono giochi che partono da lontano, se pensi a Bramante. E è una materia, quella dello specchio, che esalta situazioni infinite. L'amo profondamente perché genera dei trucchi incredibili. Poi dalle storie di trucco, di fantascienza legata alla materia, piano piano sono passato alla sostenibilità, che è un tema che mi prende molto adesso. Poi sai del passaggio progressivo che c'è stato anche mio dal disegno industriale puro all'architettura, per cui questo passaggio è interessante anche in termini materici, no? Perché tante cose nel mondo del design hanno una direzione, nel mondo dell'architettura una direzione completamente opposta, quindi ci sono tante storie che si avvicinano e si allontanano, no? Senti, abbiamo parlato di specchio che riflette, parliamo di un altro termine che è la sorpresa. La sorpresa. Per me la sorpresa è ogni giorno, la sorpresa è la meraviglia di svegliarsi ogni giorno sempre in piedi. Sai che io sono uno estremamente positivo, però amo la vita profondamente, quindi ogni giorno è un risveglio, una sorpresa. La sorpresa che trovo in ogni progetto che vado a definire è sempre più magica, perché i temi sono sempre diversi. Io disegno, come tu sai, dalla caffettiera a grandi master plan, però poi gioco da cucchiaio alla città. Da cucchiaio alla città, come diceva il nostro vecchio amico. Quindi dallo piccolo oggetto a un grande master plan cambiano le regole del gioco, però la finalità è sempre la stessa, cioè definire dei campi, almeno per me, definire dei campi architettonici, involucrati o involucranti, che abbiano senso per qualificare la vita dell'uomo. Tu hai studiato a Firenze in una facoltà densa di idee, ma anche di grandi maestri d'architettura che poi ancora magari frequenti, quelli che sono rimasti, no? Vivi, sono rimasti in quel senso. Che cosa ti rimane di quegli anni lì degli studi? Poi hai anche lavorato in università. Ma senti, di quegli anni mi rimane un ricordo di meraviglia legato all'acquisizione di strumenti e alla goliardia, perché poi sono stati anni belli e molto intensi e faticosi. Di quegli anni ho il ricordo dell'incontro con Giovanni Michelucci, era in facoltà, perché in autostrada era in autostrada sempre, però dico, io conobbi lui, pensa, quando avevo 23 anni, studiavo architettura, l'ho conosciuto a una mostra che aveva a Fiesole, è nata un'amicizia profonda, lui mi ha insegnato e mi ha dato tanto, io non gli ho mai chiesto niente, non gli ho mai chiesto di lavorare da lui, però lui ha dato tante risposte a domande che avevo quando ero un ragazzo. Pensa che quando uscimmo da questa mostra dove portai mia madre, che insegnava la storia dell'arte, il nonno della mamma... E quindi l'arte di famiglia, non sapevo. Sì, mia madre insegnava la storia dell'arte, mio padre era un artista. Certo. Però quando la portai da Giovanni, che poi per me è diventato Giovanni, a questa mostra, lei salutando, andando via, mi dette la mano con commozione, dico, maestro, sono contentissima di conoscerla, perché il nonno della mamma era stato anche capostazione della stazione di Firenze, quindi c'era una storia. E lui gli disse, un po' tremolante, un po' parkinsoniano, gli disse, dico, non mi chiamare maestro, io sono un architetto, ma prima di essere un architetto sono un uomo, chiamami Giovanni. Bello.
E allora dico, io mi innamorai perdutamente di questo, certo. E gli dissi, sai che sono un uomo, un ragazzo un po' vispo, ora giovane, attempato, gli dissi, professore, posso venire a trovarla in studio, in fondazione? Dico, eri già intraprendente allora. E lui disse, sì, caro, vieni quando vuoi. Io cominciai a frequentarlo e devo dire, è nata un'amicizia meravigliosa che è durata fino alla sua morte, quindi da 23 anni ai 25, lui è morto a 100 anni e devo dire... Tuttora Giovanni, grazie di quello che hai fatto. Che ti è rimasto. Senti, tu hai questo approccio full power, no? Il discorso ho accennato, intraprendenza, la comunicazione di un certo tipo per sostenere il progetto, che è un progetto appunto che sorprende, un progetto che non passa inosservato quasi mai e quindi devi sempre stare accelerato. Come si fa a mantenere questa accelerazione? Bello, sempre stare accelerato mi piace, che ora io... chi mi conosce sa che vado molto lento in termini di movimento umano, ma la testa va a 1500 km orari. E questa accelerazione mi dà adrenalina, mi dà forza, vita. C'è chi ha adrenalina attraverso la corsa mattutina con mia moglie, l'adrenalina di Simone Nassi dà questa volontà di definire spazi, per me è una droga, è pesante. Però quello che faccio, voglio dire, la storia legata ai progetti è connessa a dei punti saldi che sono fortissimi. Il principale è definire delle opere. Definire opere immaginando che ogni esperienza vissuta da un personaggio che entra in uno spazio si trasforma in l'esperienza che si trasforma in memoria, è un passo fondamentale. Questo accade quando ci sono, come dicevi tu, delle punte energetiche forti, no? Perché il messaggio arriva forte, no? Se vai in uno spazio che non ti trasmette delle storie di forza emotiva, essi e quel luogo, che sia interno, sia un interno o un esterno, non lo ricordi perché non ti scuote umori interiori. Non vibra con te. Non vibra. Hai parlato di questo percorso tra product interni e adesso vorrei arrivare anche agli esterni, perché tu stai facendo edifici anche che cambiano il volto alle città, hai presentato anche un progetto per una facciata. Mi interessa il tuo giudizio proprio su questo dialogo tra il progetto e la città, perché questi sono gli anni per l'Italia delle nuove architetture, delle varie città, forse mai come in questi ultimi anni, no? La città è cambiata. E appunto mi interessa questo tuo giudizio sul dialogo tra progetto e città, anche accettazione da parte della gente. Io come interior designer sono una vecchia signora, come architetto sono un giovane attempato. Senti come ti descrivo questo passo, perché le mie architetture stanno prendendo la luce adesso. Un esempio interessante è l'edificio di Sottomarina di Chioggia con una facciata fotovoltaica che parla alla città raccontando una storia di sostenibilità. Questo è un edificio in classe A+, un impatto zero, completamente ecocompatibile, ma racconta una storia di ecocompatibilità e di sostenibilità alla città perché lo grida attraverso la facciata. La core matrice, la radice forte però delle mie architetture è connessa a un pensiero altro, non è un pensiero d'architettura tradizionale in termini a parte lessicali ma anche di contenuto, parte dalla radice più lontana che è la mia radice principale, quella di disegnatore industriale, cioè che disegnare per Simone Micheli una sedia legando la scocca alle gambe significa utilizzare per me, un po' come faceva Achille Castiglioni, 4 viti, non 8, perché 8 sono troppe. Quindi in architettura la stessa regola che io uso il pezzo della Tonet, no? Nella 14. Sì, ma ti dico, il concetto cambia tanto, no? Perché disegnando architettura, certo, immaginando di ottimizzare costi, ottimizzare processi prestazionali, processi produttivi, ma col pensiero del disegnatore industriale è molto diverso da chi fa architettura
che fa architettura e basta. Però hai citato la serialità, se hai utilizzato dei pannelli fotovoltaici per un progetto architettonico, anche la materia dell'architettura e gli oggetti che le aziende propongono nell'architettura diventano delle cellule costruttive industriali. Certo, certo, e poi dico, per me la scatola architettonica, l'oggetto architettonico, te lo chiamo oggetto, è un oggetto. Un macro oggetto che è costruito con la logica dell'ottimizzazione prestazionale di costi. Quando penso alla città, io prima mi dicevi della città, la sì. Immagino come se fosse un foglio di carta dove tutti continuano a pasticciare, a lavorare, a scrivere, a segnare. Questa è la città, no? Che è stata, si è formata per successive stratificazioni. Poi ci sono le città fondate, come nel Brasile di Niemeyer. Di Niemeyer però ha un'altra storia, la città è fatta da tanti pezzi, da tanti io pasticcio per scrivere lui, per scrivere l'altro, ed è bella perché è complessa, cioè certo. La complessità che ha la città. Oggi, e io leggo questo all'interno di questo schema del fare architettonico, no? La città disomogenea, aberrata, una città che comunica, che è un intreccio di persone, di vite, di storie, di materie, no? E allora oggi forse se tu mi chiedessi cosa senti per la città, io ti rispondo istantaneamente semplicità, anticomplessità. Semplicità. Andiamo avanti con i tuoi progetti, un progetto che ha avuto tanta risonanza è l'iSuite di Rimini. È un progetto che mi ha divertito tanto e quando vado lì, devo dire come in altri luoghi, mi sento un po' Michael Jackson. Perché, guarda, ti racconto questo episodio che è bellissimo. Vado con i miei bimbi non più di 3 mesi fa e mi avvicinano 2 ragazzi giovani, no? E mi dicono, ma lei l'architetto Michele? E dico io, sì, dico, ma che onore, sono un piacere per noi. E allora io ero contento e pensavo, dico, guarda, 2 nuovi clienti. No? E sì che in maniera, ci parlo un pochino, poi dico, ma che fate cari, che fate? Dico, e loro mi rispondono, gli operai. Io gli dico in maniera un po' indelicata, no? Dico, come fate a stare qua? Perché è un po' costoso. E loro mi hanno risposto così. Dico, noi risparmiamo e veniamo una volta ogni 2 mesi. Abbiamo visto tutte le suite salvo la penthouse per vivere l'opera. E questo mi ha toccato profondamente. Allora che cosa ho detto? Una vacanza architettonica. No, gli ho detto, dico, ragazzi, vi manca la penthouse, ve la regalo io. Dico, no, che ci penso io. Io ho parlato al proprietario, dico, ascolta, ma lo sai che fanno i 2 ragazzi? Dico, sì, no, so che vengono 2 volte o una volta in 2 mesi, dico, però che lavoro fanno? Sai, no, gli operai, Fantastico. E allora gli abbiamo fatto questo dono.
questo è una piccola digressione, poi abbiamo detto prima anche il giudizio della gente, no? Sull'architettura e come le architetture contemporanee vengono oggi finalmente un po' più spiegate grazie a questi programmi, grazie a tutto quello che si dice e si fa anche sul web. C'è meno distanza forse tra l'architetto, diciamo così, e la gente comune, no? Che... Sai, io credo che la cosa interessante, parlavamo della suite come pretesto, sì. Però è diventato, la suite è diventato un simbolo. Un simbolo iconico, un simbolo di contenuto, cioè ha un valore aggiunto in termini lessicali, ma è gestito anche in maniera straordinaria questo luogo. Io credo che oggi i luoghi che hanno maggiore possibilità di vittoria contenutistica, etica e commerciale sono luoghi simbolici, distintivi, estremamente attrattivi, unici, con uno smalto estetico e contenutistico che non si può trovare da altre parti. Un'esperienza che sia per tutti o per alcuni trasformabile in memoria attiva, e non è così semplice. Giorgio, non è così semplice, però ecco, questo è il focus della mia attività, è proprio questo, cercare di far sì che nei momenti desiderati e voluti l'esperienza di chi vive quel luogo o l'esterno, l'interno, si trasformi in memoria. Parliamo anche di architettura della rigenerazione, le spa. Sei molto, quindi ne hai fatte un bel po'. No? Sono uno spaologo. E anche lì crei degli ambienti che sono ambienti che sorprendono, rimangono, che rilassano, ma che in un certo senso eccitano. E quindi c'è un ossimoro in un certo senso. Sì, ecco, parlare di luoghi di rigenerazione psicofisica è parlare del presente, del futuro, del passato, cioè di luoghi che sono in grado di farti sognare. Di luoghi di rigenerazione psicofisica ce ne sono tanti nel mondo, pochi hanno quel carattere simbolico, come ti dicevo prima, e di forza capace di rimanerti dentro il cuore, di farti stare bene, di farti sognare. I luoghi che ho fatto, non so, ma sono tanti, ti cito per dire la Spa dell'Esedra qui a Milano, oppure la Spa di Nizza, sempre per la Boscolo Hotel, o quella di Budapest, hanno in sé questo senso di alterazione dello spazio per trasformarlo in un luogo sospeso fra la fiaba e il sogno. Entri in questi luoghi, non sai se vivi in una realtà concreta, aberrata, maniacale, paradossale, però sono luoghi che ti rimangono addosso, puoi anche non amarli. Puoi anche non capirli, oppure amarli profondamente alla follia fino a piangere per un'ora. Però sono luoghi caratterizzati da una forza emotiva che ti restano e che rimangono addosso. Hai accennato in qualche modo anche all'effimero. Tu hai lavorato anche in tanti allestimenti, no? Sì. Fieristici, perché lì ci si fa le ossa. E hai lavorato anche nella realizzazione di camere per alberghi, hotel molto belle, ma con un budget stabilito. Quindi hai sorpreso. Senza esagerare, hai cucinato dei ottimi piatti senza dover utilizzare per forza caviale o tartufo. Questo è bellissimo, sei sempre bravo. Te l'ho detto fin quando eri piccinino, dico questo ragazzo è promettente. Ce la può fare. No? È vero, hai detto delle cose molto interessanti che proprio sono un ritratto perfetto del mio fare. Io, Castiglioni amava ripetere una frase che suona tipo così. Senza vincoli si fa la marmellata, perché metti un po' più di zucchero, un po' meno zucchero, ma viene sempre una marmellata. Allora, prima mi parlavi dei lavori fatti anche con pochi soldi, no? Dico la meraviglia, budget controllato. Sì, però non viene soltanto dall'uso di materiali opulenti, viene dall'uso dell'intelligenza attraverso la comprensione di quelli che sono i vincoli. Allora io lavoro quasi sempre con dei budget che sono sempre più limitati. Questo però non vuol dire far perdere di dignità al progetto. Significa spesso valorizzarlo utilizzando dei materiali che sono del nostro tempo, che hanno radici nel nostro tempo, e immaginare situazioni fuori dalla norma, abnormali, oppure completamente sradicate da quello che è lo stereotipo per ossigenare nuovi spessori spaziali. E questo lo si fa con l'intelligenza,
saltando veramente lo stereotipo a pie pari ogni volta. Preciso de você, vem cá, vem ajudar. Me diga se demoras, posso contar. Se não posso, não quer, não me faça esperar, que eu já não posso aguentar. I worry, cause you're my friend, you pray, long said. You're the new, but that will go, and what is left I'll never know. You come. Degli ambienti da un punto di vista quasi scenografico, anche quando fai dell'architettura con budget controllati, quando fai un oggetto, l'hai detto prima, deve entrare la persona e uscire con un'esperienza, però c'è sicuramente qualcosa di grafico, di onirico, di storia dell'immagine, di interazione con il digitale che per un certo periodo hai frequentato in maniera importante e stai continuando adesso a tradurre nei tuoi progetti. Quindi queste architetture scenografie sono ancora dentro di te? Ci sono potenti. Ti dico, guarda, io ho perso mio padre a settembre, è un'esperienza che poi capita a tutti quelli che hanno la fortuna di vivere, no? Perché poi è una questione naturale. Mio padre era un grande pittore e le radici legate al mio fare architettonico passato e attuale sono profondamente legate a quest'uomo, no? A quello che faceva, non in termini visivi, in termini contenutistici. Lui, quando guardi un quadro di mio padre, ti accorgi che l'immagine non si fermava alla geometria della tavola, ma proseguiva nella sua mente. Per cui dico, questo è l'insegnamento forte che mi ha dato quest'uomo, al quale devo tutto, come anche mia madre, perché gli ambienti che io costruisco appartengono alla mia mente. Quando tu entri in un luogo che io ho fatto, vivi vedi un'architettura che io ho fatto e non mi conosci, capisci che quel luogo, quell'architettura appartiene a quell'uomo che ha fatto quel segno in quel modo, perché ha forte identità, in quanto non parte da una emulazione di storie viste, ma da una questione più umorale, più interiore, estremamente intima.